Ciao a tutti, mi chiamo Paolo Landomada e sono un fotografo freelance. Tutti noi, specialmente quelli della mia età, ricordano con tristezza la tragedia avvenuta il 26 aprile 1986 a Chernobyl, per la precisione a Pripyat, dove vi era la sede della centrale nucleare. Una tragedia che ha colpito il mondo e che ha cambiato il futuro non solo di quella nazione, ma tutto quello che riguarda il nucleare. Però non tutti conoscono le conseguenze che ha portato questa tragedia. Infatti, noi rimaniamo concentrati su quello che è successo a Pripyat, che noi chiamiamo, continuiamo a ricordare come Chernobyl. Ma non tutti conoscono quello che è successo in Bielorussia. Infatti, il 75% del fallout radioattivo, date le condizioni atmosferiche, è andato nella parte sud-est della Bielorussia, in particolar modo nella regione di Gomel, dove sono a tutt'oggi ci sono villaggi fantasma, persone che vivono in condizioni disastrate, e le conseguenze di quella tragedia le portano a tutt'oggi anche i bambini, bambini, ragazzi, giovani che ne pagano le conseguenze. Io ho voluto raccontare questa mia esperienza durata 4 anni in questo piccolo libro che è un racconto fotografico chiamato Contrasti radioattivi, dove metto in evidenza tutto quello che c'è tra Minsk, capitale della Bielorussia, città futuristica, città molto moderna, è la regione di Gomel, dove la maggior parte come dicevo, delle radiazioni ha colpito. Spero che questo libro possa suscitare la vostra curiosità e intanto ringrazio i Quaderni del Bardo Edizioni nella persona di Stefano Donno che mi hanno dato l'opportunità di poter raccontare e di fare questo libro. Grazie dell'attenzione, un saluto a tutti.